Episodi di violenza che vedono protagonisti dei minori. È un'escalation in tutto l'agro sarnese nocerino ed i riflettori sono puntati anche sulle famiglie e sulle istituzioni. Cosa fare? Sicuramente anche il periodo di pandemia con i continui lockdown ha creato un vuoto relazionale tale da far crescere nei giovanissimi ansia, demotivazione ed aggressività. Lo dicono gli psicologi che hanno puntato i riflettori. E sicuramente sui territori va avviata e rafforzata la rete di ascolto e di intervento. Lo sanno bene anche le istituzioni che credono profondamente in un dialogo continuo tra giovani, famiglie, comuni e scuole. Si parte da progettualità che possano ridare proprio alle nuove generazioni una visione di futuro in qualche modo spezzata, fatto di impegno e di lavoro. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. I temi che racchiudono la sicurezza sono talmente tanti e complessi, per cui non basta fare repressione. Mi riferisco anche all'ultimo esempio della Cartabia che ha premiato la città di Sarno, il comune di Sarno, sulla pagina molto bella di una giustizia riparatrice, no? Ecco, a proposito dell'incendio del Saretto. Però non è pensabile che ci possa essere un poliziotto o un vigile urbano per ogni cittadino, perché questa non sarebbe più una democrazia, ma sarebbe una società senza diritto e tutta quanta evocata alla repressione. E quindi non è pensabile ciò. Bisogna continuare a lavorare sui due aspetti, dall'altro da un aspetto repressivo di condanna e di giustizia certa. E su questo capitolo, insomma, anche il referendum che il 12 di giugno andiamo a sostenere ci vede impegnati tutta la popolazione italiana, tutto il popolo italiano su argomenti molto molto seri e molto impegnativi. Dall'altra la prevenzione. La prevenzione si fa nelle scuole, la prevenzione si fa nelle istituzioni, la prevenzione si fa nelle strade, la prevenzione si fa soprattutto garantendo un reddito e garantendo un lavoro certo e sicuro. E non basta neanche più questo. Probabilmente, e sono d'accordo su tanti sostenitori del reddito di istruzione, io sostituirei il reddito di cittadinanza con il reddito di istruzione, cioè garantirei a chi ha una famiglia numerosa e che vive un disagio forte, un disagio manifesto, io garantirei un reddito di istruzione per una vita decorosa di questa famiglia con un unico ritorno per la società civile, che quei bambini, quei ragazzi devono necessariamente andare a scuola. Poi è il ritorno. Per dare garanzie di legalità a una società bisogna garantire il lavoro. Oggi si parla sempre più spesso di defiscalizzazione del lavoro. Io credo che la defiscalizzazione del lavoro debba essere totale, debba essere a carico dello Stato, perché noi dobbiamo garantire il lavoro.